signori, oggi è sabato. Questo clima è il classico clima, poi dico sempre così, ma non è vero, da pizza, ovvero partita, sabato, divano, pizza. Ma oggi cambiamo le carte in tavola. Vi spiego perché. Ieri pomeriggio stavo scrollando su Instagram e mi è comparsa la pagina, voi non ci crederete mai, del pizzaiolo che ci veniva a portare i calzoni alle superiori. Chiedi che questi calzoni erano talmente unti che tu riuscivi a far così e vedere attraverso quello che c'era di là. Mi è partita una fame chimica di sti calzoni. Poi non erano neanche chissà che, erano mollicci, non erano... erano i calzoni classici, diciamo, però che sono quei sapori che ti rimangono dentro, quell'unto, quel prosciutto cotto, il pomodoro. Oggi proviamo di fare i calzoni della scuola superiore, in sostanza. Lista della spesa. Ma prima della lista della spesa, io che ogni volta ti ricordo, per supportare il canale, di iscriverti accendendo la campanella, lasciare un cuoricino e commentare scrivendomi qual era la tua merenda delle superiori. Lista della spesa. Allora, la lista della spesa è 150 grammi circa di lievito madre o di biga, adesso ti dico come sostituirlo, una decina di grammi di malto, 500 grammi di farina, io qui ho messo 400 di farina forte, W240, 100 grammi di farina di farro, ma potete fare tranquillamente tutto 500 di, o anche di una semplice 00 perché non fermenterà più di tanto, 5 grammi di lievito di birra fresco, 10 grammi di sale e 370 ml di acqua. Allora, vi do le alternative. Se non avete il lievito madre, questo lo sto facendo con l'esubero del mio lievito madre, che come vi dico sempre, al posto che buttarlo lo vado a riutilizzare. Per chi avesse del lievito madre e seguisse questa procedura, che cosa deve fare? Questo è il lievito madre che devo rinfrescare. L'ho messo a bagno per un quarto d'ora circa in acqua calda a più o meno 35-40 gradi con un cucchiaino di zucchero all'interno. Adesso lo andiamo a mettere la quantità che ci serve in planetaria. Lo monteremo creando una crema. Una volta che avremo riattivato il nostro lievito, gli andremo a introdurre le farine, procediamo, gli facciamo fare l'autolisi, gli facciamo fare tutto, poi impastiamo. Per chi non avesse lievito madre e volesse farlo con la biga, che cosa può fare? Fa 100-105 grammi circa di farina con un W di 240 o 360, una farina che resista alle 24 ore di fermentazione, 45 ml più o meno di acqua, un grammo di lievito, mescola, crea questi straccetti, fa fermentare a 16-18 gradi per 16-18 ore più o meno, e una volta fatto questo lo va a mettere in planetaria, aggiunge parte dell'acqua, scioglie dentro con le farine e poi procede. Per chi non volesse fare sta bega ma volesse partire direttamente con un impasto diretto, quindi con il lievito madre, che cosa fa? Toglie il lievito madre, va a fare la farina, va a fare l'acqua. Vi consiglio di mettere, magari se volete fare un po' prima, un po' più di lievito, quindi passate dai 5 grammi ai 7, 8, 10 grammi di lievito e partite diretto. Avrete una struttura differente, avrete degli aromi differenti, ma un risultato che vi viene comunque. Cominciamo. Foglia, farine. E a questo punto spegniamo. Copriamo e lasciamo riposare circa un quarto d'ora, 20 minuti. Passato il tempo di riposo, cominciamo a lavorare con il gancio, facendogli prendere forze e cominciando a introdurre l'acqua poca per volta. E il sale a circa 2 minuti dalla fine lavorazione. Quando saremo a metà acqua e il nostro composto sarà perfettamente attaccato e pulito, sale e ultimiamo la lavorazione. Io adesso sto impastando in planetaria, ma essendo un impasto al 70-75 neanche per cento di idratazione, potete tranquillamente impastarlo a mano. Mi fate fare l'autolisi di mezz'ora, cominciate a impastare, se vedete che fate fatica ogni tot lo fate riposare, se sentite che la temperatura comincia ad alzarsi lo fate riposare, e questo riposo aumenterà e strutturerà la maglia glutinica che vi aiuterà a chiudere l'impasto. Dopo circa una decina di minuti di lavorazione, con una bella maglia, giro di pieghe veloce e lo mettiamo in una boule leggermente unta fino al raddoppio. Ci vediamo tra un po'. Quando saranno passate circa 2 ore e mezza, questo è il nostro risultato. Semola rimacinata sul piano, guardate che bell'impasto che abbiamo. Andiamo a fare delle quantità di più o meno 100 grammi circa, così sono 100 grammi di prodotto. Andiamo a spezzarlo da 100 grammi e andiamo a fare un giro di pieghe. Vedete, adesso tiriamo dentro quasi esattamente come se fosse una pallina da pizza, la chiave al centro.
ottenendo una pallina che faremo riposare. Copriamo e facciamo riposare circa un'altra oretta. Dobbiamo avere una pallina liscia così. E li facciamo tutti. Fatti tutti, un po' di semola. Li copriamo e li facciamo lievitare un'altra oretta. Dopo un'oretta di riposo, i nostri panetti, come vedete, sono belli raddoppiati. Adesso ne spostiamo uno a uno su un piano di lavoro, li andiamo ad allargare. Andiamo ad allargare con un mattarello, spessore relativamente sottile. Cerchiamo di ottenere una grandezza grande quanto un piatto, circa. E li andiamo a farcire. Io ne faccio un po' con il prosciutto cotto, pomodoro, mozzarella, cotto, due foglie di basilico. Chiudo, vado a fare il risvolto su tutto il bordo per bene, poi lo giro con la parte della chiusura sotto, così cuocendo non c'è pericolo che scappi fuori. Li spennello con un po' di sugo di pomodoro, non tantissimo. Lo vado a disporre su un foglio di carta forno, così riuscirò a farlo scivolare meglio. E faccio anche due buchini sulla pasta per evitare che gonfi e scoppia. E facciamo gli altri. Come potete vedere si ritirano, quindi cosa facciamo? Mentre facciamo uno che tende a ritirarsi, lo facciamo riposare un attimo, cominciamo a stenderne un altro. E mentre riposa questo, il primo sarà pronto e riusciremo a stenderlo. Questo si ritira, prendiamo il primo che si è rilassato e riusciamo a stenderlo. Basilico e lo chiudiamo. Lo rincalziamo. Carta forno, pomodoro, due buchini e una volta che li abbiamo fatti tutti li inforniamo. Dopo circa 12-13 minuti a 230 gradi, io li ho cotti sulla pietra refrattaria. Questo è il nostro risultato. Il mio fornaio quando me li portava erano così. Mettere il basilico. Signore, questo qua è lo stesso profumo, sto sbavando, che sentivo alle superiori. Sotto il bello cotto, sono loro. Sono una semplicità, col cotto, semplicissimi, cotto e mozzarella, leggermente untini. E vi dirò di più, questi